storia dell'evoluzione delle presse. Tutte le presse che vedete qui, allora questo è un frantoio in legno del 600, è stato modificato, perché questo fu modificato, la parte superiore, alla fine dell'800 con il motore a scoppio. Quindi ci misero il motore solo per far funzionare meccanicamente al posto degli asini. Queste e le presse del 600 che stanno anche lì in legno. Dall'altra parte ci sono tutte le presse in ghisa di fine 800, primi 900, 1939, 1954 dei Camploni, delle fonderie di Camploni di Pescara. Sono tutte presse che dei clienti mi avevano regalato personalmente e poi ho lasciato qua per metterla a disposizione della collettività. Appunto, facemmo questa nuova idea perché con l'ASSA, l'Agenzia Regionale di Sviluppo Agricolo, oggi non c'è più come istituzione regionale, facemmo una convenzione e istituimmo l'oleoteca regionale, una delle quattro oleoteche regionali che stanno in Italia. C'erano tutti in esposizione gli oli che a livello nazionale ricevevano i riconoscimenti. Era perché all'epoca, nel 96, era stata riconosciuta la DOP olio frutino pescarese e fu la prima DOP di olio extravergine riconosciuta a livello nazionale dall'Europa, proprio in questa zona. Ed era, come si dice, il triangolo d'oro, Loreto, Moscufo, Pianella, questa era la parte più. Diciamo dal 2006 più o meno la struttura è stata chiusa, è rimasta chiusa per forse 13 anni, fino a quando insieme a un gruppo di ragazze di cui faceva parte anche Rosella, appassionate artiste, chi esperte bravissime di ceramica, chi uncinetto, legno, pittura, vetro decorato, vetro dipinto, piuttosto che l'argilla, avevamo istituito una specie di laboratorio di artigianato artistico. Quindi venivamo qua a passare il tempo. Abbiamo fatto. Avreste potuto anche insegnare? No, a quel livello forse no. Però l'avevamo fatto con un accordo. Sembra che questo convento sia cresciuto, perché c'è un convento bellissimo, adesso non c'è più, non c'è solo il chiostro, e quindi hanno abbandonato questo luogo, nel senso abbandonato in modo di dire, hanno costruito una chiesa molto più grande che stava qui dentro, sul palco ci sono una serie di piccolissimi affreschi, quindi sicuramente diciamo che la prima chiesa era qui. E l'ultimo periodo, quando ci sono stati frati, che verso la prima metà dell'Ottocento, perché dopo con
con le leggi, diciamo, questo immobile è passato allo Stato e sembra che venisse utilizzato l'ultimo periodo come granaio, quindi come rimessa di... Ballavate voi una volta? C'è Gabriele, balla! È un ballo di Pinocchio!